Ciao ragazzi, bentornati. Oggi sono qua con Ricky che non ha capito che è primavera. Ci sono i fiori e c'è lui con la berretta. Perché? Perché posso ancora un po'. È ancora giustificabile. Ok, comunque siamo stati molto impegnati in questo periodo, ma finalmente oggi volevamo portarvi una recensione di un prodotto L'Omography che abbiamo in casa da un po', che attendeva questo momento, ed è questo amico qui, ovvero il nostro amico. Come le tipe di Emiflex. Digitalizza. Accarezzi. Digitalizza. Non è Pro Max, è Digitalizza Max, che è fondamentalmente un supporto, come lo vogliamo chiamare? Uno scanner per negativi, cioè in realtà senza sensore, è un supporto dove retroilluminato, dove mettere i tuoi negativi, esatto, e scansionarli con una fotocamera o un cellulare. Esatto, quindi la cosa comoda, diciamo, è questa, che è un oggettino molto piccolino che appunto può servire per scansionarsi in casa eventualmente i negativi. E ve lo facciamo vedere qua davanti, vedete che è molto piccolo. Questo supporto serve per eventualmente mettere il cellulare, ok? Si può regolare l'altezza, ma nulla vieta di utilizzare questo marchingegno anche con una fotocamera, chiaramente. Che... Però insomma ti serve un cavalletto che vada tipo a 90 gradi. Esattamente, esattamente. Noi testeremo, testeremo entrambe le modalità per farvi vedere adesso nei prossimi minuti un confronto tra le due cose. In realtà lo strumento è abbastanza semplice, ha una base con questa piccola finestra che dopo diventa appunto retroilluminata per andare a illuminare la porzione di negativo che andiamo a scansionare, e ha sopra questo piccolo strumento che serve per fare scorrere il negativo lungo, per fare un fotogramma dietro l'altro. E quindi ci sono le maschere per 120 e 110, 135. 135 qua. Esatto, eccole qua, che si vengono posizionate molto semplicemente qui sopra, in modo da avere esattamente già la mascherina pronta per andare poi a fotografare il pezzettino di negativo che ci interessa. E ovviamente dopo il negativo deve essere elaborato, chiaramente con Lightroom, Photoshop, eccetera. C'è un'app loro? Esatto, importante, c'è questa applicazione di cui vi faremo vedere vi faremo vedere proprio come lavora, molto semplice e comoda per questa cosa, e che permette di caricare quelli che sono gli scatti fatti e direttamente andare a elaborarli, quindi è pensata esattamente per questo tipo di output, ecco, diciamo così. Sì. E adesso vi facciamo vedere proprio un pochino di scansioni di nostri negativi degli ultimi periodi. Vedrete sia immagini da appunto di formato 135, sia anche qualche cosa di 120. C'era anche l'X-Pan che si dice si può fare, sì, ma non lo sappiamo. Se riusciamo vi mettiamo su, penso che sia possibile anche scansionare formato panoramico. Adesso Ricky ha da poco preso un Hasselblad X-Pan che abbiamo usato con grandissima soddisfazione nel nostro ultimo workshop, di cui vi invitiamo a andare a vedere un po' di backstage sui nostri profili Instagram. È stata una bellissima, come dire, bellissima tour esperienza. Sempre tour de force, però risultato veramente top. Lavoravamo su pellicola Metropolis, sempre di L'Omography, quindi il risultato devo dire è stato bellissimo. Tra il Metropolis e l'X-Pan, veramente top. Quindi siamo molto soddisfatti. Vi lasciamo a quelli che sono adesso i nostri risultati con l'utilizzo di questo strumento. Eccoci su Capture One, in cui ho aperto una sessione. Vedete il primo scatto che ho realizzato con il Digitalizza, e il puntino verde è il warning del focus, quindi sto usando Capture One per scattare direttamente da monitor in modo da vedere bene se ho messo a fuoco bene tutto quanto, eccetera eccetera, e così dopo le foto sono automaticamente importate. Vedete che qui ho la camera, setup estremamente casalingo. Qui abbiamo il nostro amico Digitalizza montato con il rullino sopra, e quindi man mano mi scorro quello che è effettivamente i pezzi della pellicola, che purtroppo è una pellicola già tagliata perché era stata già scansionata dal laboratorio, quindi ovviamente è arrivata tagliata, per cui devo fare un po' di caricamenti avanti e indietro dei vari pezzettini. Però effettivamente una volta impostato tutto quanto da Capture One la cosa diventa abbastanza semplice. Ecco, devo scorrere il negativo alla foto successiva. Quindi tac, andiamo a scattare ed eccoci qui in scatto dopo. Devo probabilmente migliorare un po' il fuoco perché vedete che ne compare poco. Quindi
Ecco, molto meglio, vedete che la maschera del fuoco è molto più precisa e dopodiché ovviamente andrò a ritagliare gli scatti e a fare quelle che sono le correzioni sulle curve. Vedete qua una serie di negativi che ho tirato su adesso al volo giusto per fare qualche esempio e ho un attimo fatto l'elaborazione su questa. Questo scatto è stato fatto su un CineSteel 400D e vedete appunto che ne ho presi su qualcuno giusto per fare una veloce applicazione, una veloce inversione. Ovviamente c'è qualche pelucco perché insomma chiaramente sul negativo andrebbe poi pulito e vedete che come io vado ad applicare questa correzione a altri scatti più o meno ottengo, comodamente l'applico tramite Capture One in questa maniera. Qui ovviamente è leggermente sottoesposta, quindi magari andrebbe un attimino sistemata. Vediamo un po' se la tiro su al volo un attimino. E bene o male quello che vado a ottenere chiaramente deve essere leggermente raffinato per ogni scatto, però comunque potete vedere che la qualità è insomma abbastanza buona e insomma è sicuramente un modo molto carino per ottenere un buon risultato casalingo. Andiamo però anche a vedere come potremo utilizzare il software online messo a disposizione dall'Omography, onestamente molto comodo. Vado a caricare lo stesso scatto che ho elaborato prima, faccio giusto i due click necessari per dire al software quali sono diciamo i parametri di riferimento come bianchi e come neri e con una leggerissima e velocissima elaborazione vado a tirarmi fuori quello che è lo scatto pronto. Ho già modo anche di pareggiarlo a livello di misure, quindi è un software abbastanza comodo obiettivamente, mi permette di andare a scaricare lo scatto e quindi veramente in un attimo, dovunque io sia, anche se fossi fuori casa, posso andare, appena anche solo con il telefono, vado a caricarmi lo scatto, me lo vado a scaricare e in un attimo ottengo, senza bisogno di un software di elaborazione dedicato, ottengo la mia foto scansionata e voilà. Ora ad esempio vi faccio vedere invece una veloce elaborazione di un negativo di Lomography, di una Lomochrome Purple. Infatti vedete che il negativo è verde, se avete scattato questa pellicola sapete che ha questa particolarità. E vado a fare una veloce elaborazione, vedete sulla destra tutta la serie di negativi sia in JPEG che in RAW, quindi chiaramente vado a elaborare quello che è il RAW, vado a lavorare velocemente su quelle che sono le curve e vi faccio vedere alla fine di questo lavoro anche quelle che sono il confronto con uno scatto. E chiaramente appunto quello che farò è andare un attimo a sistemare le curve, andare a bilanciare il bianco e cercare di raggiungere un attimino a livello di cromia una cromia abbastanza fedele a quella che è quella fatta dal laboratorio, anche perché il paragone che vi metterò è proprio una scansione del laboratorio di Lomography, quindi diciamo i colori che riportano loro sono sicuramente abbastanza fedeli. E vedete che una volta terminato l'elaborazione, adesso fatta molto velocemente, posso andare facilmente ad applicarla agli altri scatti che ho tirato su e vedete che tic, in un attimo abbiamo già raggiunto un risultato soddisfacente. Quindi è chiaro che lavorare tutto un negativo dopo aver fatto diciamo aver impostato quello che è il profilo per la conversione di uno scatto, chiaramente dopo vado molto facilmente ad applicarlo su tutti gli altri. Ecco, vedete, di questo scatto proprio vorrei farvi vedere il paragone con lo scatto effettivamente scansionato dal laboratorio Lomography, che adesso vedrete ha delle cromie leggerissimamente diverse, ma a tutti gli effetti sono andata abbastanza vicino, chiaramente mi ricordavo qual era più o meno l'output, per quanto sì, non esattamente identico, siamo abbastanza vicini, quindi appunto è una questione di andare poi a fare un ragionamento un pochino più fine su proprio le curve, le ombre, le alte luci eccetera eccetera, però vedete che il risultato francamente secondo me è molto vicino e anche abbastanza buono, francamente detta proprio come va detta è un ottimo modo e anche molto veloce di ottenere i risultati che ci interessano. Come vi dicevamo prima, chiaramente la cosa è applicabile anche su negativi 120,
purtroppo non ho grandi esempi da farvi vedere, però ho fatto giusto al volo un paio di scansioni su questo set molto ombroso che avevamo realizzato. Ovviamente sono ancora da ritagliare, chiaramente lo scatto è chiaramente qua. E tra l'altro ricordatevi che c'è anche in dotazione la mascherina per formato 127, quindi effettivamente si riesce poi ad andare a come dire, ottenere il nostro scatto, eccoci qua, della misura più o meno giusta. Allora niente, questi sono un po' di risultati di scansioni che abbiamo fatto di negativi nostri. C'è da dire che sicuramente, nel senso, non è uno scanner completo, perché appunto non ha un sensore che ti permetta di leggere i negativi direttamente, hai bisogno di strumenti terzi come cellulari e fotocamere, però per un lavoro, diciamo, non super professionale può essere comunque una valida alternativa, anche per risparmiare sui costi di scansione dei, sì, laboratori. Mi verrebbe anche da dire questo: io, se dovessi pensare a cosa potrebbe servire nella mia vita di tutti i giorni, probabilmente io il negativo, il rullino lo mando a sviluppare al laboratorio, lì per lì mi faccio fare una scansione magari nella qualità più bassa in modo da spendere un po' meno. Dopodiché, se c'è il singolo scatto che ritengo particolarmente valido e non ho voglia di rimandarlo al laboratorio per farvelo riscansionare, se ho in casa uno strumentino come questo, ovviamente quando io vado a fare una foto con la reflex, chiaramente ottengo un file di una dimensione abbastanza rilevante. Quindi questo è sicuramente un vantaggio rispetto alle le dimensioni ridotte che, insomma, di solito consegnano i laboratori, a meno di non richiedere ovviamente quelle super risolute. Secondo me è uno strumento perfetto per tipo quando c'hai le fotografie, diciamo, della vacanza, piuttosto che insomma non robe lavorative, mettiamola così. Sì, sicuramente, tra l'altro è anche, sì, cioè obiettivamente, se avete visto, la modalità di utilizzo è abbastanza semplice: una volta che uno mette in piedi il setup basta fare scorrere la pellicola, cic 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 cic, fai uno scatto dietro l'altro e si fa presto. Sì, 36 velocemente alla fine li fai, sì, nel senso. Anche perché chi ha provato invece degli scanner, diciamo, tradizionali, con il loro software e tutto, sa quanto è tedioso e irritante come, sì, processo. Sì, è molto più lungo, devo prepararmi tutte le maschere, metterle dentro, bla bla. E poi tra l'altro mi viene da dire che qua la comodità è che quando io mi tiro sugli scatti faccio anche per presto a elaborarmeli, se uso Lightroom o Capture One o qualunque altra cosa, mi applico su tutta la sessione quella che è la correzione sulle curve che vado a fare all'inizio, e bene o male dopo, con dei mini aggiustamenti, arrivo in fondo molto molto presto. E sicuramente ho, come dire, una gestione del negativo che, quando mi arrivano gli scatti dal laboratorio, sì, un minimo, sì, magari, esatto, di color ce la posso andare a cambiare, ma insomma È più flessibile questo, sicuramente una soluzione più flessibile. Quindi insomma, secondo noi è sicuramente un oggetto interessante da tenere in considerazione. Magari può anche essere una buona idea regalo per un fotografo appassionato di pellicola, obiettivamente, perché comunque ha un costo estremamente contenuto, quindi davvero, piccolino da tenere, sì, te lo dico io, piccolino da tenere in casa, se uno ha bisogno, insomma, può giocarci un po' e lavorare un po' sui propri negativi e fare anche un po' di esperienza magari su quella che è proprio, sì, sì, la gestione del negativo. Poi diciamo che se uno sta iniziando tutta la parte che noi di solito ci balziamo di development, non so come si chiama in italiano, di sviluppo di negativi e di scansioni, e non vuole spenderci in patrimonio, può essere, sì, effettivamente un buon inizio. Esatto, questo, esatto, anche perché appunto gli scanner esistono, quelli buoni costano delle cifre. Se no, comprate un Norizu. Quanto costa? 14-15 mila. Ah beh, giusto, 14-15 mila euro, quindi direi che effettivamente cifre comparabili, per cui perché, sì, non, sì, comprarlo così? Perché non comprare un Norizu? Per cui insomma sicuramente una buona opzione, magari prima di decidere poi di passare, se uno è appassionato di scansione, di passare a uno scanner effettivamente di fascia elevata, che comunque, sì, ha, sì, un ingombro e un costo sicuramente completamente diversi. Detto questo, vi lasciamo, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao.